Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, nell'inquadratura non si vede, ma sono piena zeppa di roba qua. E questa è solo la colazione. Allora, ho deciso oggi sono... Oh, che palle! Ho deciso oggi di mostrarvi cosa c'è nella mia dispensa. C'è tantissima roba. Vediamo il video in colazione, pranzo e cena. Cosa non manca mai a colazione? Perché io cambio sempre. Come sapete su Instagram, se mi seguite, vedete che cerco sempre di variare. Allora, partiamo da... Da che partiamo? Cereali. Io prendo questi qua, dalla Lidl. Costano niente, hanno pochissimi zuccheri, 500 grammi. Perfetti. E li tengo qua, in questo bellissimo recipiente che devo anche riempire. Fette biscottate, io adoro quelle ai 5 cereali, ai cereali, non ai 5. Biscotti, allora, in questo caso abbiamo questi qua. Questi qua sono senza zuccheri, hanno comunque degli edulcoranti. Io quando consumo i biscotti, una o due volte a settimana, li consumo solitamente senza zuccheri, però là in dispensa i miei genitori prendono sempre altri tipi di biscotti che hanno tanti zuccheri e qualche volta mi invogliano, quindi qualche volta un paio ne mangio. Avena, avena. La tengo in questo recipiente, l'avena classica, quella che non aromatizzata, perché io faccio i mix, dato che le avene comunque aromatizzate sono molto dolci. Per quanto riguarda le avene aromatizzate, in questo periodo ho queste qua. Queste sono quelle della Natu, le potete trovare, se volete vi lascio il link qua sotto, e sono aromatizzate. In queste cose abbiamo cioccolato e nocciotelle. Farro integrale, cuorzo, farro soffiato, buonissimo, non c'è niente, pesa pochissimo, quindi vengono dei volumi pazzeschi ed è ottimo. Poi passando alla fonte di grassi, allora abbiamo una marea di creme. Vabbè, il mio grande amore, lo conoscete tutti quanti, è la Novile. Ah, la Novi. Poi, io non apprezzo tantissimi burri di frutta secca. Questo qua però è la fine del mondo. L'ho provato da Martina, gliel'ho praticamente finito. Questo lo trovate da Natura, sì, costa abbastanza. Infatti ho avuto il mio boom all'inizio, però adesso in effetti non lo sto più mangiando. Io sono fatta così. Poi, di Official Nut, sto usando questo qua un po' qualche volta quando mi ricordo, però sì, io delle due preferisco comunque la Novi a tutto quanto. Cioccolata, allora... Quella che consumo di base è quella all'85%. Sono queste qui della Coop, questa qui è della Perugina. E consumo questa qui di base, però qualche volta dopo pranzo, dopo cena, o entrambi, mi viene voglia di cioccolata che comunque mi soddisfa un po' di più. Ed è per esempio queste qui con le nocciole, che non è all'85, sono più basse, tipo al 70-75. O una droga pazzesca, questi qua, che ce ne sono di tantissimi tipi. Questo è l'elenco qua dietro, se non volete cadere in tentazione non compratele. Quanto riguarda le proteine, allora le proteine solitamente al mattino utilizzo uova oppure albumi oppure le proteine in polvere. Le proteine in polvere secondo me sono comodissime se appunto volete alternare spesso le fonti proteiche, cioè se al mattino utilizzate gli albumi, magari a merenda non volete riutilizzare gli albumi o non vi va lo yogurt, le proteine in polvere ci stanno, per esempio nei frullati adesso che viene la bella stagione, se arriva la bella stagione, queste qua io le prendo alla Decathlon. Sono molto dolci, quindi io le smorzo comunque se le uso, vabbè, nei pancake ovviamente aiutano a dolcificare. O comunque se voglio fare le cremine, che spesso le faccio nelle colazioni, ci mischio un po' di orzo solubile oppure comunque del caffè o del cacao amaro per il dolce. Per dolcificanti uso, non so, miele, qualche volta uso anche lo zucchero, oppure faccio dei mix con zucchero e stevia. Un'altra buonissima fonte che uso a colazione è la frutta. Allora, beh, qui sono banane. Qui in questo caso ci sono queste, oddio santo, frutta di stagione comunque, che principalmente la frutta la utilizzo negli snack al pomeriggio, cioè una mela con un po' di noci, e ecco anche qua non c'è, non l'ho mostrato, frutta secca per esempio uso tantissimo le mandorle e le noci. Dato che il video ovviamente è già lungo, pranzo e cena lo facciamo insieme. Allora, le mie fonti di carboidrati principali a pranzo è la pasta. Pasta, sempre riso. Allora, io vi dico, non ho un grandissimo consumo di pasta integrale,
perché a me non fa impazzire, ci ho provato un po', magari devi mangiarlo un po' più spesso, ma quando poi forse riuscirò ad andare a vivere da sola, principalmente cercherò di prendere pasta integrale, anche perché comunque non è che sia buonissima la pasta integrale. Io sono amante della pasta, ma la pasta bianca di grano duro, e comunque la pasta di grano duro non è proprio come la farina bianca, ecco, la pasta bianca è diversa dalla farina bianca, quindi comunque non è proprio totalmente da dire. Vabbè, qui abbiamo un po' di pasta integrale, riso, poi io amo il basmati, ho capito che il basmati è il mio preferito. Qui abbiamo dell'orzo, che l'ho fatto anche l'altro giorno, e poi ho qui altra pasta. A cena principalmente, dato che non facciamo la pasta, poi io mangerei lo stesso, abbiamo pane che fa mia mamma in casa, è sempre diverso il suo pane, delle volte mi piace, delle volte non mi fa impazzire. Quando mi fa impazzire, amo mangiare questi qua, sono dei cracker all'acqua, a me fanno impazzire, oppure comunque dei grissini, le gallette, ma ho avuto un periodo in cui volevo sempre gallette, adesso mi vanno più. Per quanto riguarda le fonti proteiche, ho dovuto prendere qualcosa fuori dal frigo, se no non vi mostravo nulla. Allora, cerco di alternare sempre, abbiamo il tonno al naturale, lo mangio comunque una volta a settimana. Qua abbiamo anche della soia al vapore, questa qua la trovo lì per Coop, comunque si trova un po' ovunque. La soia al vapore è ottima come appunto fonte di proteine, perché ha per 100 grammi ha 11 grammi di proteine, però i barattolini sono da 150, quindi hanno più proteine. Questa qui, allora questa qua me l'hanno spedita, la trovate sul sito di Vita 33 si chiama, magari ve lo lascio sempre linkato così potete andare a vedere un po' i loro prodotti. Queste sono bocconcini di soia, non so se si vede, vanno reidratati in acqua e poi li fate in padella come più vi piace. E anche questi qui, cioè pensate che la soia comunque per 100 grammi ha quasi 50 grammi di proteine. Poi proteine da frigo abbiamo tofu, lo mangio sempre una volta a settimana, fiocchi di latte, questi li prendo al Lidl, anche il tofu una volta a settimana, non so, qui c'è il prosciutto cotto a cubetti una volta a settimana. Comunque come vedete questi qua, che magari ecco sono prodotti un pochino più con sale, così li consumo una volta a settimana. Questi qua comunque hanno pochi grassi. Poi sempre come fonti veg, sembra che mangio tantissimo veg, ma in realtà vabbè, questi sono dei burger qua, questi qua però hanno pochissime proteine, quindi comunque. Poi qui abbiamo un po' di affettati, che anche questi qua comunque cerco di non mangiarli più di due volte a settimana. Questa qui è la bresaola di tacchino. La bresaola di tacchino a me piace molto, ha 38 grammi di proteine per 100 grammi, quindi è meno di 2 grammi di grassi, quindi è buona come fonte proteica. Poi ovviamente in freezer abbiamo carne, magari faccio prendere mia mamma del macinato magro e faccio dei burger, trovate delle ricette sempre nei miei altri video. Il pesce, ieri sera per esempio mamma ha preso le alicette, le ha tutte pulite, poverine le alicette. Comunque se le prendete fresche, cioè è lunga pulirle, però è un ottimo pesce. Se avete la possibilità comunque mangiatelo qualche volta. Pesce piccolo ricco di omega 3, salmone, comunque la spigola, l'orata. Però ecco, sono i miei genitori più che altro le prendono, le fanno in forno, cose del genere. Poi come fonte di grassi abbiamo ovviamente al primo posto l'olio Evo. Poi utilizzo anche l'olio di cocco delle volte, ma soprattutto a colazione, per esempio per farci i french toast o per fare i pancake, metto un po' di olio di cocco in padella e poi ci cuocio le cose. È buono anche con le verdure, però tipo con le zucchine saltate. Come altra fonte di grassi che qualche volta utilizziamo in cucina sono i semi. Qui abbiamo semi di sesamo, sono buoni tipo nei risotti, se lo fate metteteci dei semi. Semi di papavero, semi di girasole comunque, e semi di chia. Se non ho dimenticato nulla, queste sono le cose principali che io alterno tutta la settimana. Per quanto riguarda le verdure, ci sono più che altro a cena, perché mia mamma accende il forno, ci caccia dentro delle verdure o comunque le fa al vapore verso l'ora di pranzo, e comunque sono più probabilmente pronte per la cena, oppure facciamo delle insalatone. Ecco, magari a pranzo c'è un po' meno la verdura, a meno che comunque mia mamma non si metta a cuocere qualcosa. Io comunque sono stata dei periodi, quando che bei tempi, qualche estate fa sono riuscita a stare un paio di settimane a casa da sola, e cosa facevo? Io mi cuocevo delle gran cose a vapore di verdure, così ce le avevo pronte anche per i giorni successivi. Tre giorni durano, quindi comunque, cioè, so anche stare da sola, e in quei casi insomma
mi gestisco le cose in quel modo lì. Faccio delle grandi cucinate, per esempio una volta congelavo anche il riso, facevo delle porzioni da 60-70 grammi, le mettevo in freezer. Non è buonissimo come appena fatto, però insomma se volete fare le cose più velocemente, magari un giorno quando andrò a vivere da sola vi farò vedere come gestire i pasti nella settimana per non cucinare ogni secondo che non, tutti non ne abbiamo voglia. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi utilizzate altre cose, che magari possiamo scambiarci dei consigli. Lasciatemi un mi piace, che è sempre gradito. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!